La beata Maria Gabriella Sagheddu, quinta di 8 figli, nacque il 17 marzo 1914 a Dorgali, in provincia di Nuoro. Il padre, pastore, morì insieme ad uno dei suoi 8 figli a causa della spagnola a soli 50 anni nel 1919. Gabriella aveva un carattere forte, indipendente ed anche un po' ribelle, decisa, ma con un forte senso della giustizia e del dovere. Su consiglio del suo confessore, dopo aver cominciato a frequentare l'Azione Cattolica, entrò tra le trappiste di Grotta Ferrata a Roma a fine settembre del 1935. La sua vita religiosa durò solo 3 anni e mezzo, offerti per l'unità dei cristiani. Deus ti salve Maria. Ferrata, 2 ottobre 1935. Carissima mamma, con gran piacere vi scrivo facendovi sapere che sono arrivata a destinazione. Mi trovo qui dal lunedì a mezzogiorno, ma sono esterna per pochi giorni, forse fino alla fine della settimana. In quanto al viaggio, sono andata benissimo, tanto in automobile, come pure in treno e nel piroscafo. La signora Gavina è stata tanto gentile che a Roma mi ha fatto vedere tante chiese e mi ha condotto a fare la Scala Santa, e di questa vi mando una immaginetta che ho preso là per ricordo. Mi ha condotto anche a Santa Maria Maggiore e a San Giovanni Laterano, chiese bellissime, ma è anche bella la chiesa di Santa Prassede, nella quale c'è la colonna alla quale è stato legato Gesù per la flagellazione. E voi come state? Vi è passato il dispiacere? Spero di sì, perché dovete rassegnarvi e anzi essere contenti, pensando che è una grazia grande che il Signore mi ha fatto e della quale ero indegna. Io, grazie a Dio, mi trovo benissimo e vi faccio sapere anche che mi hanno vestita da postulante. Se sapeste quanto è buona la Reverenda Superiora, sembra una madre celeste e non terrena, tanto son buoni i suoi consigli e le sue parole. Se sentisse cantare le sorelle del coro, direste di sentire tanti angeli e non persone. Signore mio, i fattori sono meno da riferirmi ai lato vita perché
Ferrata, 7 ottobre 1935. Sia lodato Gesù Cristo. Carissima mamma, dall'altro giorno vi ho scritto una lettera facendovi sapere del mio arrivo. Di salute mi trovo benissimo, come spero di voi e famiglia. Vi faccio sapere che sabato sera sono entrata in comunità e ieri, il giorno della Madonna del Rosario, è il primo giorno che ho passato intiero nella casa del Signore. C'erano ieri la vestizione di Suor Rosa e la professione di Suor Michela. Pregate, madre mia, che questo giorno venga anche per me, che io non sia qui venuta per vedere i luoghi, ma per rimanervi sempre come sposa fedele di Gesù. Non crediate che perché siamo in clausura sia vero tutto quello che si è sempre sentito dire attorno questa, come per esempio che il mangiare e il bere veniva dato alle suore per mezzo di una ruota. No, non è vero, perché noi stiamo benissimo in refettorio a mangiare tutti insieme. In quanto luogo è un vero paradiso in terra e ieri che sono uscita a passeggio ho visto la vigna che è una meraviglia, perché c'è ancora tutta l'uva. Ho visto anche le verdure, cioè i cavoli, i finocchi e tutto insomma ciò che può esserci in un orto. E oggi ho girato il giardino e ho visto i pochi fiori che ci sono adesso, ma ci sono anche le aiuole per i fiori d'altri tempi. C'è anche una bella statua di San Giuseppe con Gesù bambino che spicca fra le verdi edere. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il re che ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Alla mamma. Grotta Ferrata, 10 ottobre 1937. Sia lodato Gesù Cristo. Carissima mamma, vi ringrazio della vostra ultima lettera scrittami, nella quale mi avete dato così buone notizie. Mi avete detto che Caterina ha già fatto la prima comunione e di questo ne sono anzi contentissima. In quanto a me, mi trovo sempre bene. Vi faccio sapere una notizia che spero vi farà molto piacere, come riempie di gioia me. Sono stata accettata per la professione la quale sarà il 31, cioè il giorno della festa di Cristo Re. Il Re del cielo e della terra, il Dio dell'universo, vuol prendersi per sposa una miserabile ed indegna sua creatura come sono io. Sì, io, povera creatura, diventerò regina perché Lui così vuole. Modo Gabriella abbia espresso la propria offerta, dato che, benché sia d'uso in tali casi,
non ha lasciato un atto scritto. Come la vita trappista si svolge in tacito riserbo, anche la sua decisione matura nel segreto e vi resta suggellata. Se qualcosa può avere annotato durante queste giornate in quaderni privati, prima di morire si è premunita di distruggerli, cancellandone ogni traccia. Prima di offrirsi, Gabriella deve domandare il permesso. Ne parla dapprima a Madre Tecla, che ricordando quei frangenti a distanza di anni, così ne scrive: Memorie di Madre Tecla Fontana. Anche lei voleva offrire la sua vita per l'unità della Chiesa. Era questo un argomento che non poteva lasciarmi indifferente. Avevo passato 25 anni in missione, avevo avuto ed avevo ancora fra i dissidenti tante anime a me care, e meglio non potevo desiderare che vederle entrare nell'ovile dell'unico buon pastore. È ancora Madre Tecla a raccontarci il momento. Siamo nell'aprile 1938, in cui Gabriella si prepara a lasciare il suo nido per andare all'ospedale San Giovanni di Roma e sottoporsi agli accertamenti, sicura di rientrare prima di sera. Da principio, il malessere non sembra preoccupante. Secondo il medico del monastero, si tratta di una semplice infreddatura. Tuttavia si decide per una radiografia, il che comporterà una momentanea uscita dalla clausura. Da una lettera di Suor Tecla Fontana. Ricordo, e come potrei dimenticarlo? La mattina in cui Suor Gabriella dovette recarsi all'ospedale per la radiografia. Né lei né noi potevamo immaginare che l'avrebbero ritenuta all'ospedale. Quell'uscita imprevista fu per Gabriella e per me una dolorosa sorpresa. Gabriella non rientra in giornata. L'esame radiologico riscontra condensazione di tutto il lobo superiore destro con zona iperluminosa centrale circondata da altre più piccole. Rafforzamento del disegno polmonare alla base. La diagnosi è tubercolosi. La scoperta è del tutto inattesa, sia perché non ci sono precedenti nella famiglia Sagheddu, sia perché risulta impossibile che Gabriella sia stata contagiata entro le mura del monastero. Comunque i dottori si dichiarano ottimisti e assicurano, data la lieve entità del male e la robusta costituzione dell'inferma, una guarigione rapida con la cura del pneumotorace. Da parte sua, Gabriella deve ormai sentire che le cose andranno diversamente. Signore, sei mia difesa.
Non mi lasciano partire. Anzi, ieri mi hanno detto che sarò qui per poco, oggi che starò per molto. Ci ho pianto tanto che non ne posso più. Cerco di distrarmi da questo pensiero e di tranquillizzarmi, ma non ci riesco. Ho il cuore straziato e senza un soccorso speciale del cielo, la mia croce è diventata tanto pesante che non posso più reggere. Tutte le mattine mi fanno un'iniezione e ogni 2 giorni una al braccio. Oggi mi hanno fatto il pneumotorace, che è come un'iniezione fra le costole sotto l'ascella. Ma ci si introduce dell'aria intorno ai polmoni per mezzo di un apparecchio. È doloroso e da questa mattina me ne risento ancora. La prego di scusare la scrittura perché sono a letto. Mi hanno detto di non muovermi perché potrebbe nuocermi. Hanno introdotto 400 centimetri d'aria. Mi trovo in un ospedale dove non ci sono solo miserie corporali, ma anche spirituali. Sento dire cose che non ho mai potuto sopportare quando ero nel mondo. Pensi che effetto mi fanno ora? Qualche volta mi turo le orecchie e mi copro la faccia, ma non posso sempre farlo. Questa vita è per me un tormento. A Madre Maria Pia Gollini, 28 aprile 1938. Carissima e reverenda madre, la ringrazio della sua lettera e delle preghiere che lei e le altre fanno per me. Ne ho sentito l'effetto, perché in questi giorni sono un po' più tranquilla. Tutto ci sembra facile quando stiamo in pace, ma quando il Signore ci prova, ci accorgiamo della nostra debolezza. Io mi sono offerta interamente al mio Gesù e non ritiro la parola. Io sono debole, è vero, ma il Signore, che conosce la mia fragilità e la causa del mio dolore, mi perdonerà, e di questo mi sento convinta. Come vede, il Signore non dà per il momento neanche a lei la consolazione del mio ritorno, e non so neppure io se mi darà la grazia di tornare al monastero. Reverenda madre, lei mi ha domandato di pregare per lei in questi giorni. Lei può stare sicura che lo faccio, perché la mia sola consolazione è di pregare meglio che posso. Non ho potuto finire questa lettera nella sala comune e lo faccio nel padiglione del sanatorio. Sento poco a poco entrare in me una grande pace, certo come frutto della rassegnazione. Domani e dopodomani offrirò la mia giornata per lei, pregando il Signore di benedirla e santificarla sempre più, perché possa santificare anche le altre. Mi raccomando alle sue preghiere, nelle quali ripongo tutta la mia speranza. La saluto con tutto l'affetto più filiale e l'abbraccio di tutto cuore. La sua figlia, Suor Maria Gabriella. Alla mamma. Grotta Ferrata, 6 luglio 1938. Sia lodato Gesù e Maria. Carissima mamma,
Sono stata molto contenta nel sentire la vostra lettera di risposta alla Reverenda Madre. Ero convinta, infatti, che il vostro cuore non avrebbe negato quest'ultimo sacrificio. Lo so che la natura vuole il suo sfogo e che si sente il bisogno di piangere, ma passato il primo momento si getta tutto nel cuor di Gesù, che come ardente fornace tutto consuma. In quanto alla mia salute, non voglio ingannarmi con una falsa speranza di guarigione. La cura che mi è stata fatta al sanatorio, invece di farmi bene, ha affrettato il male, e perciò, da quando sono tornata, sono stata sempre quasi peggio. Non voglio che vi prendiate nessun pensiero e che preghiate per la mia guarigione, ma pregate perché il Signore faccia in me ciò che è di sua maggior gloria. Io sono felice di poter soffrire qualche cosa per amore di Gesù. La mia gioia diventa più grande quando penso che il tempo delle nozze si avvicina. Il Signore, come voi sapete, mi ha sempre favorito di grazie speciali, ma adesso, con questa malattia, me ne ha fatta una più grande di tutte. Mi sono totalmente abbandonata nelle mani del Signore. Sento di amare il mio sposo con tutto il cuore, ma vorrei amarlo ancora di più. Vorrei amarlo per quelli che non l'amano, per quelli che lo disprezzano, per quelli che lo offendono. Insomma, il mio desiderio non è che d'amare. La gente del mondo dice che noi siamo egoiste, mentre ci rinchiudiamo in un convento e pensiamo solo a noi. È una falsità. Noi viviamo una vita di continuo sacrificio fino all'emulazione per la salvezza delle anime. La Reverenda Madre è tanto buona che non si risparmia nessuna fatica e cerca tutti i modi possibili per potermi arricare sollievo. Viene tutti i giorni in infermeria a farmi una visita, ciò che per lei è un grande sacrificio, perché siamo più di 50 e deve attendere a tutte. Nessun cuore materno potrebbe sorpassarla nell'amore e in tutte le attenzioni che essa mi dimostra. Pregate tanto per lei, poiché ha diritto alle vostre preghiere mentre si sacrifica tanto per me. Ed ora, madre mia, vi domando perdono di tutte le mancanze, di tutte le offese che posso avervi fatto mentre ero con voi. E domando pure perdono a tutti di famiglia e alla zia. Da voi, madre mia, aspetto la vostra benedizione. Mi raccomando alle preghiere di tutti, onde possa soffrire santamente tutte le sofferenze che al Signore piacerà mandarmi. Rassegnatevi e rallegratevi tutti nel Signore. Non vi lasciate opprimere dal dolore, ma siate felici, come vi ho già detto, e benedite Dio per tutto ciò che Egli fa. A Don Basilio Meloni, Grotta Ferrata, 15 luglio 1938. Reverendo Padre, ricordandomi sempre di lei e del bene che mi ha fatto, ho creduto mio dovere scriverle un'ultima parola di ringraziamento e mostrarle ancora la mia gratitudine. Io prego di non badare alla calligrafia perché la mano va un po' a modo suo. Permettendole il Signore, ho contratto una malattia che spero mi condurrà alle nozze eterne. Voglio perciò mostrarle ancora la mia riconoscenza. La ringrazio tanto, Reverendo Padre, che ha curato il mio spirito dal suo primo svegliarsi alla vera vita e lo ha condotto per la via che il Signore le ispirava e che è stata sempre proficua all'anima mia. La ringrazio di aver avuto tanta cura della mia vocazione e di averla fortificata per i cimenti della vita fin dal suo primo nascere. Molto Reverendo Padre, tutto ciò che tocca da vicino gli interessi di Cristo, di questo Cristo adorato, è fatto apposta per commuoverci. L'unione delle chiese sta tanto a cuore a Cristo. La nostra cara Madre dell'Immacolata ci ha lasciato un profumo di esempi e di ricordi. Quest'anno, una giovane professa di coro, di 24 anni appena, ha domandato di fare la medesima offerta. Ho dato quindi il permesso, dimenticando poi quasi del tutto la cosa. Ora la suora si trova nell'infermeria, affetta da tisi polmonare. Essa, che era tra le più robuste, senza che nessuno della sua famiglia sia stato soggetto allo stesso male.
Dal giorno della mia offerta non ho più passato un giorno senza soffrire. Mi ha confessato molto tempo dopo, quando io, tutta in pena, mi domandavo d'onde provenisse questo male. Allora mi è parso di ricordare che era stata proprio la giovane suora, in gennaio, a supplicarmi di lasciarle offrire la vita per l'unione. E quando glielo chiesi, mi ha dato la risposta accennata. Grotta Ferrata, 29 marzo 1939. Buona e cara signora, la sua figliuola, col desiderio intenso dell'anima e col progressivo avanzare della malattia, si avvia al paradiso. Calma, serena, sempre contenta, sempre pronta al sacrificio, sembra davvero più angelo che creatura di quaggiù. Non creda che esageri, né dica ciò perché è la mamma. È proprio così, e più di così. Certo, è una benedizione per lei e la famiglia, e lo sarà ancor più quando il Signore del cielo e della terra l'avrà portata a regnare con lui. Cara e buona signora, preghi per sua figlia, onde la sua virtù, oserei dire la sua santità, santità fatta di gioia, di umiltà, di abbandono in Dio, s'accresca sempre di più. Umilmente, Suor Maria Pia. Sabato Santo, 8 aprile 1939. Buona e carissima signora, mi disse la sua figliuola pochi giorni fa. Mi è venuto in mente che forse mi prenderà come agnello di Pasqua. E forse è così. Declina rapidamente. Già le abbiamo dato l'estrema unzione venerdì scorso. E oggi il santo viatico. Li desiderava tanto. È stata così felice ed è felice. Quando dice com'è buono il Signore e sorride e alza gli occhi, con gesto che le è abituale, si trasforma e mi pare un angelo. Venerdì, ore 5, 21 aprile 1939. Carissima signora, le scrivo qui, vicino a sua figlia, calma e spesso sorridente, dolce sempre, nella quasi immobilità che precede il viaggio di nozze. Anche stanotte sono stata qui, poiché è alla fine del suo pellegrinaggio e questo genere di malattie possono prolungarsi al di là di ogni previsione, ma anche far sorprese. Venerdì, verso le 11, parendomi dal respiro che il Signore la prendesse, abbiamo chiamato il reverendo padre cappellano, un vero santo sacerdote, pieno di zelo e di amore, malgrado i suoi 70 anni. Quando lo vede, Suor Maria Gabriella lo accoglie con un sorriso pieno di santa gioia. Le ha portato la comunione a mezzanotte e poi si è ripresa. Siamo qui attorno ad essa, pregando. Ora le ho detto, sto scrivendo alla mamma. Grazie, mi ha risposto. Si unisce alle preghiere con la mente e pur soffrendo, quando le si chiede se acconsente a soffrire di più, se Dio lo vuole, dice subito di sì. Carissima signora, con quanto desiderio aspetterà questa mia lettera. Con essa avrà anche l'ultimo scritto di sua figlia, che a mio consiglio scrisse e che d'accordo si fissò di mandarlo dopo il suo transito al Celeste Regno. Da giovedì 20, il suo corpo di 25 anni e 2 mesi oppose forte resistenza. Domandò con quel filo di voce che appena si capiva la comunione, se si può. Se si può. Tutta la notte soffrì tanto, ma come un'agnella. Verso le 2, recitando noi l'ufficio di mattutino, si calmò completamente. Il suo respiro divenne calmo ed assunse un'espressione di bambina. Rimase così per più ore, poi la sofferenza riprese, acuta. Sempre aggravandosi, ma pur quasi stazionaria, soffrendo molto e sempre dolce, modesta e dignitosa, continuò così fino al dopo pranzo. Guardava le sue mani, già paonazze, sorrideva come poteva,
baciava il crocifisso con lunghi baci quando glielo si porgeva. Alle 4 si andò tutti al vespro, rimanendo solo l'infermiera. Allora entrò in agonia. Dopo vespro andai in infermeria con tutta la comunità. Venne il padre cappellano. Velluso di suonare l'agonia con un certo suono di campana. Si sbagliarono e sentì le due campane suonare a festa. Infatti, era festa di nozze. Alle 5:30, tranquillissimamente, non respirò più. Abbassò le palpebre, come quando, non potendo parlare, così faceva per dire sì. Poi le rialzò. Era già col suo Signore, che amò tanto fino ad offrirgli il sacrificio di quella sua giovane vita per l'unione delle chiese separate. Era la domenica del Buon Pastore e il Vangelo parlava delle altre pecorelle che non sono dell'ovile e che gli conviene radunare. Alla mamma, da consegnarsi dopo la morte. Carissima mamma, vi scrivo queste righe per mandarvi il mio ultimo pensiero e il mio ultimo saluto. Il Divino Sposo ha rinnovato l'invito e il sospirato giorno si avvicina. Non vi dico il giorno della morte, ma il giorno in cui, sciolti i legami di questa misera carne, potrò finalmente passare da questa vita a quella felice e beata del cielo. La separazione del corpo non è una morte, ma un passaggio alla vera vita. Rallegratevi, oh madre mia, poiché lassù non vi sarà più clausura ed io, sebbene voi non mi vedrete, potrò venire a visitarvi ed abbracciarvi tanto, mentre sento sempre più crescere il mio amore per voi. State tranquille, perché di lassù sarò molto più utile a voi che non lo sia qui, poiché di là vedrò chiari tutti i vostri bisogni e potrò intercedere di più presso il Signore. Desidero anzi che il giorno stesso che riceverete la notizia andiate tutti alla Santa Messa e comunione, e così pregherete per me e ringrazierete tanto il Signore delle grazie che mi ha fatto. Spero che Salvatore e cognato abbiano adempiuto al precetto pasquale, ma se così non fosse, mi raccomando tanto affinché lo facciano il più presto possibile, almeno per fare il mio ultimo desiderio, ed io pregherò tanto per loro. Vi raccomando ancora di star tranquille e contente nel Signore e di pregare per me e raccomandarmi alle preghiere dei parenti e conoscenti ai quali assieme a voi mando il mio ultimo saluto. Domando a tutte un'ultima volta perdono delle offese che posso avere arrecate. Vi abbraccio strettamente nel cuore di Gesù assieme a tutti di famiglia. Sempre la vostra figlia, Suor Maria Gabriella. Suor Maria Pia scrive a Padre Benedict Lay. Reverendo Padre, dopo la morte della nostra piccola Madre Gabriella, io mi sento unita alla vostra comunità come non mai. Gesù l'ha chiamata a sé questa domenica, che ha il Vangelo dell'Unione. Il fatto ci ha colpito. Essa è entrata in agonia nell'ora dei Vespri. Invece di suonare la campana a 4 intervalli, come vogliono i nostri usi, si sono ingannate e hanno suonato a distesa le 2 campane. Me ne sono accorta, ma senza potervi rimediare a cagione della distanza. Forse così ha permesso il buon Dio. Si trattava appunto di una festa di nozze. Deus ti salve.